Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Buongiorno, anche se in realtà è già passato un po' dal risveglio, come avete visto. Ci siamo sistemati, abbiamo fatto colazione, ho portato Leonardo a scuola e adesso sono tornata. Quindi il programma di oggi è molto pieno, ho intenzione di fare tante cose, spero intanto che mi stiate vedendo in faccia perché questa è la seconda volta che sto girando questo video, se devo essere sincera, perché ho fatto tutto il discorso con la faccia tagliata. Quindi spero che questo sia quello definitivo. Oggi ho intenzione di preparare l'impasto per la pizza che farò domani. Intanto, come prima cosa, devo sistemare qui perché solitamente per mia abitudine cerco sempre di sistemare tutto la sera prima di andare a letto. Ma ieri non ci sono arrivata, non è stato possibile. E quindi qui in soggiorno, sul divano, zona divano, c'è veramente un casino di giochi tutti in giro, quindi cerco di dare una sistemata. Oppure delle cose nel lavandino di ieri sera che non ho lavato, quelle della colazione. E poi dovrei fare anche una lavatrice, e poi, però aspetto che torna Leonardo, così metto anche la sua divisa della scuola, così per lunedì tutto pulito. Va bene, direi di iniziare. Ah, una cosa molto importante, vi dovevo dire una cosa, ve l'avevo già accennato negli scorsi video, che c'è una cosa che vi devo dire, sicuramente l'avrò messa anche in copertina, e tra una cosa e l'altra, mentre cercherò di prendere fiato, visto che già solamente a parlare mi è finito, mi siederò e parleremo, così vi dirò che cosa sta succedendo, perché il perché io sia un po' più assente, almeno nella sezione commenti, perché devo tagliare da qualche lato e quindi sto cercando di non lasciarvi senza video da lunedì al venerdì e quindi qualcosa devo tagliarla. Comunque spero capirete e ci vediamo dopo, così saprete tutto. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Finalmente ci stiamo sedendo, vero? Vuoi mettere questi animali? Ah, certo, adesso mettiamo i versi degli animali. Ma senti, prima volevo dirti una cosa. Adesso sì. Che mangiamo, tanto togliamo il cucchiaio dalla pasta, magari. Ma noi dobbiamo dire una cosa. Sì. Parliamo fare l'annuncio a Leonardo. Che cosa ha mamma nella pancia? È il bimbo. Il bimbo. Non so. No. No. Amazon. Aspetta, aspetta. Fammi prima dire una cosa e poi mangiamo in pace. Comunque, sì, avete capito bene? Scusami, ma io sto parlando, sto facendo un annuncio e tu sempre col dito il naso. Te io col dito al naso. Sì. Ma poi... Stai pure mangiando, fammi vedere come mangi. Vai, fammi vedere come mangi, dai. Sei bravissimo. Com'è? È buona questa pasta? Non la faccia, non mi sembri molto convinto. Comunque stiamo mangiando qui a terra oggi, Altezza Leonardo, perché siamo da soli e quindi abbiamo voluto mangiare così. Stiamo facendo tipo, come che si chiamano? I mukbang, sapete quando si parla e si mangia? Sì, ma non lo faremo. Vi dico solamente questa cosa e poi mangeremo in pace perché dobbiamo ascoltare i versi degli animali. Ma sì, prendilo il latte sul cavolfiore, ci sta il latte. Sì, ci sta, no? Ci sta gli animali. Sì, ora li mettiamo subito. Comunque, dovrei stare molto a riposo. C'è stato l'annuncio. Sono stata un po' male. C'è stato l'annuncio. Ora facciamo l'annuncio. Mangia tu, intanto, mastica. E quindi
dovrei effettivamente, non ce la faccio, quindi tendo ad avere molto, molta stanchezza. E se faccio qualcosa di mattina, poi il pomeriggio effettivamente cerco di riposarmi. E quindi... Sì, giochiamo. Mettilo tu. Comunque, quindi cerco di organizzarmi in modo differente la settimana. Inizialmente, adesso comunque sono... Ho quasi concluso il quarto mese. Poi vi farò vedere la pancia nella prossima clip. Vi farò vedere la pancia, anche se ancora non è che si vede tantissimo. In realtà... All'inizio mi è uscita questa gran pancia, anche se pensavamo effettivamente fossero state le feste di Natale e anche che mangiavo male. Invece in realtà adesso sembra più contenuta, cioè va passando avanti le settimane ma resta come era all'inizio, quindi in proporzione è... Mi fai per favore parlare? Guarda, dammi un bacio. Dammi un bacio. Dai, mangiamo. E tieni. Mi sono messa a dieta. Ho iniziato ad andare da un nutrizionista. Non perché io debba dimagrire, anche se in realtà non sono mai stata magra. Dovrei, ma fino a quando, diciamo, la mia salute rientra nel peso giusto. Certo, non ho un peso forma per fare la modella, però a livello di salute il mio peso va più che bene, quindi siamo contenti, cioè io sono contenta. E, però perché con Leonardo nella prima gravidanza, ora vediamo, nella prima gravidanza ho preso 20 kg, ragazzi. Vorrei evitare appunto che di riprendere 20 kg, li ho poi ripersi tutti, però ragazzi, io mi secco onestamente, quindi preferisco fare qualche sacrificio oggi e poi non ritrovarmi a dover smaltire una vagonata di chili, anche perché poi soprattutto, cosa più importante, non fa bene prendere tutto quel peso per il bambino, ma anche per me, per la schiena, quando il pancione crescerà, e quindi dovete starmi vicini, ragazzi, perché a me piace mangiare e sto veramente soffrendo la fame. Comunque, niente, volevo dirvi questa cosa. Adesso noi mangeremo in modo tranquillo, anche perché se io parlo non mangio, in realtà, perché appunto non so fare i mukbang, o soprattutto non mi piace masticare mentre parlo, quindi. O comunque se devo fare un mukbang nella mia vita, ma che sia qualcosa di buono, non con della pasta con i cavolfiori, giusto? E niente, noi adesso mangiamo. E poi vi aggiornerò un sacco di idee in testa, e comunque sul canale inizierò a portare anche cose inerenti di più appunto a bambini. Certo, però non toglierò i giochi, non toglierò queste cose. Fatemi sapere come cosa ne pensate, se vi piace l'idea che introduco dei video un po' differenti, ma cercherò sempre di farli in modo più leggero, scherzoso, divertente, così comunque da renderli meno noiosi e vedibili, si può dire. È un po' un target di persone che va magari da quello più piccolo a quello più grande. Fatemi sapere che cosa ne pensate, o al massimo comunque a chi non interessa quel genere di video, semplicemente non apre la notifica di quel video. Ci saranno... Come si fa, mamma? Come si fa? Ci saranno degli appuntamenti fissi, che ne so, 2 giorni a settimana videogiochi, 1 giorno a settimana qualcosa della casa e cose come del genere. Quindi fa? Io purtroppo non ce la faccio. Leo, per favore. Purtroppo... No, amore, per favore, non parlare. No, Leo, se parli, mamma non può parlare. Vabbè. Sì, mamma può parlare. Quindi, che vi stavo dicendo, non ce la faccio a gestire più canali. Già uno mi viene difficile, ma cercherò con tutte le mie forze, ragazzi, di non abbandonare il canale. Non è mia intenzione abbandonare il canale. Quando nascerà Baby 2, perché ancora non sappiamo se è maschio o femmina, e anche su quello ci saranno delle cose molto divertenti. E sicuramente potrebbero diminuire i video, magari con 3 a settimana, però
vi prometto che non smetto, non voglio smettere di caricare video, non voglio, però giustamente capitemi che almeno all'inizio sarà un po' un casino gestire due bambini, soprattutto Leonardo. Lo faccio io. Comunque, detto questo, ci saranno delle novità, anche perché ho pensato di fare un sorteggio sotto un video di Adopt Me, dove magari vi regalerò un pet e farò tipo una scommessa, vediamo chi indovina se il bambino sarà femmina o maschio, e tra maschio e femmina, poi scoperto il sesso, estrarrò un vincitore in base se è femmina, chi aveva detto femmina, se è maschio e chi aveva detto maschio, quindi poi vi aggiornerò comunque. Detto questo, Leonardo, vieni qui che dobbiamo mangiare. Ci vediamo dopo, noi mangiamo. Ciao ciao. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal. Alexa, che ore sono? Sono le 9:24 del mattino. Ok, c'è stato un attimino di sbalzo temporale da ieri pomeriggio, primo pomeriggio, a il giorno dopo la mattina, perché sono successe un paio di cose e ora non vi voglio fare preoccupare, sto bene, però non mi sono sentita tanto bene, è successa una cosa che ci ha fatto un pochino preoccupare e quindi siamo andati al pronto soccorso. Fortunatamente non era niente di che, solamente un grosso spavento, e quindi abbiamo perso un po' di tempo e la mia testa, capirete che non era lì a vloggare. Quindi questa mattina vi aggiornerò e continueremo effettivamente quello che dovevamo finire ieri, ma tanto dovevamo fare comunque la pizza a mezzogiorno, sì, perché la farò a mezzogiorno, non stasera. Oggi è sabato, quindi quello che avete visto voi a inizio video era venerdì, la prima metà della giornata, e adesso ne vedrete penso un'altra metà, non lo so, vedremo, perché questo video sarà infinito. Allora, quando sono arrivata a casa vi volevo fare vedere che cosa è arrivato. Quindi è arrivato, abbiamo trovato il costume di Spider-Man di Leonardo, e infatti adesso in questo momento sentite tranquillità perché è andato a tagliarsi i capelli, più tardi poi ve lo farò vedere, speriamo, perché l'ultima volta che siamo andati è stato parecchi mesi fa, urlando e piangendo, e abbiamo detto che non l'avremmo più portato, e infatti da allora glieli tagliavo io come riesco, no? Non sono né una parrucchiera né un barbiere, quindi però vediamo, oggi ci stiamo riprovando essendo che è un po' più grande. E nel frattempo avevo anche preso tutte le cosine per carnevale, le stelle filanti, i coriandoli e le... queste già praticamente sono finite. Quelle, non so come, quelli che soffi, come si chiamano? Avranno un nome. Confezione 6 lingue sonore metalliche. Però per la mia fortuna quella che ha usato Leonardo non suona. Era una cosa che mi preoccupava abbastanza. Poi cosa abbiamo? Lo lascio per ultimo il pezzo forte, ragazzi, che tra l'altro chissà se vedete già una differenza. Ancora non lo so usare e non lo so impostare bene, ma speriamo che la differenza si veda, ne valga la pena, perché ora ve lo dico poi. Per penultima cosa, che in realtà non è... aspetto altre cose. A febbraio Leonardo farà 3 anni e quindi ho comprato tutto un set di palloncini, ghirlande, pupazzi, gonfiabili e cose varie di P-Day. Lo sapete che io la pronuncio in inglese. Vabbè, Spider-Man e i suoi amici. Quello piccolo, però. Non so, è un'altra versione di Spider-Man. Spidey. E dentro ci sono un sacco di cose carine. Veramente. Io non le ho viste ancora.
Non penso che vi interessi, lo vedrò io poi in camera sede. Ma poi l'ultimo pezzo forte, ho deciso di fare un upgrade del mio telefono. Questo è il mio telefono. Addio, sei stato un mio fedele compagno di viaggi con cui ho sempre girato i video che voi vedete, quelli fuori da Adopt Me, diciamo, perché là c'è la webcam. Mi sono comprata il Galaxy S22 Ultra e è costato circa un rene. Io adesso ho solo un rene, però mi hanno detto che si può sopravvivere anche con uno, quindi pazienza, speriamo non si rompa perché non posso venderne un altro. Ovviamente sto scherzando, ragazzi, stavo scherzando, non è vero, quasi. Comunque, e quindi state voi vedendo il video del nuovo telefono. È proprio il primo video che faccio, ha una marea di impostazioni, quindi se magari vi sembra ancora più bruttino è anche perché non so dove andare a impostarlo bene. Detto questo, direi che possiamo continuare. Io devo urgentemente andare a dividere i panetti, perché vi ricordate l'impasto che avevo lasciato? Magari vi lascio una clip qui, eccola, mentre voi lo state guardando. Adesso è diventato così, quindi quando sono tornata a casa erano passate troppe ore, diciamo così, ed era lievitato tantissimo, quindi spero nella resa comunque della pizza che verrà. Adesso devo dividere i panetti, quindi li dividerò, e poi devo pulire i bagni. Cercherò di fare tutto velocissimo prima che torni Leonardo, perché sapete bene che quando c'è Leonardo non riesco a fare niente. Va bene, mettiamoci al lavoro, ragazzi. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah.
sono passate un po' di ore. Oggi domenica non ho vloggato tantissimo perché ho un sacco di riprese, quindi so che effettivamente sarà già un video lungo. Scusate che ho praticamente questo eyeliner completamente tolto, questo ancora è rimasto. Ma c'è Spider-Man! Non sei a fuoco? Spider-Man! Niente, è scappato. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. E abbiamo passato un po' di tempo assieme. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo a un prossimo video dove spero di essere un pochino più presentabile. Ma tanto adesso mi sto mettendo a montare un po' di video. Sono Spider-Man. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!